2-0 in ai quarti di finale, 3-0 in semifinale per Orzinuovi, che adesso è proiettata verso la finale. Quindi riposo, vedere qual è la prossima avversaria, comunque per un gruppo che sta funzionando molto molto bene. Certo, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sudato molto più del previsto e abbiamo trovato una Fiorentina che gara dopo gara si è fatta sempre trovare più pronta. E stasera abbiamo sudato non 7 camicie, ne abbiamo sudate 20, eravamo in difficoltà e abbiamo dovuto alzare ulteriormente il livello sia in attacco che in difesa. Ora, vincendo 3-0, abbiamo la fortuna e il privilegio di poter rilassarci un po', sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, e vedere un attimo un po' quale sarà la nostra avversaria in finale. Ecco, per Momo Touré anche un ritorno a Firenze, un po' al palazzetto dove ha giocato la scorsa stagione. Che ricordi porti di Firenze e come è stato comunque ritornare qua? Ah, ma ero straemozionato, perché comunque è stato un posto dove mi sono trovato bene, dove insieme agli altri miei compagni ci abbiamo lasciato il cuore in campo. Poi vabbè, sappiamo tutti come è andata a finire purtroppo, però ritornare nel posto dove veramente è dato tutto e si è stato ben accolto da tutti, sia dai tifosi che comunque ci hanno sempre sostenuto, sia ben voluto comunque dallo staff, dalla società, è stata una cosa veramente molto bella.